Queste fasi si chiamano psicosessuali perché ognuna di esse rappresenta un punto nel quale la libido, cioè il desiderio o l'impulso sessuale, si concentra su una precisa zona erogena, cioè su una parte del corpo particolarmente sensibile. La prima fase psicosessuale è la fase orale, che ha luogo durante il primo anno di vita del bambino. In questa fase, la libido si esercita a soddisfare il desiderio orale, stimolando la zona erogena della bocca.